Cari amici e fratelli, pace del Signore Gesù, ben ritrovati anche oggi all'appuntamento con i culti della nuova era, cioè quelli registrati nella nostra comunità a partire dal 9 settembre 2001. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto nella pace del nostro Signore Gesù. Alleluia, benedetto il tuo santissimo nome, alleluia, siamo qui alla tua presenza, Signore, come sempre con il nostro cuore, Signore, aperto davanti a te. Signore, vogliamo anche questa sera che non siano le nostre labbra a parlare, ma che sia il nostro cuore. Signore, non vogliamo essere, Signore, ripetitivi nelle preghiere, Signore, ma vogliamo essere guidati dallo Spirito tuo Santo, che conosce le profondità dell'anima nostra, appunto, ed ogni nostra necessità fisica, spirituale o materiale che sia. Quindi, o Signore, si faccia la Tua volontà in verità, anche questa sera, Signore, qui in mezzo a noi, alleluia, gloria al Tuo nome, insieme agli angeli del cielo, che si possa offrire a Te quel soave profumo che Tu hai stabilito, aradamaita la massa, la madakaya, alleluia, gloria al Tuo nome. Vogliamo, Signore, che le nostre lodi, le nostre preghiere, alleluia, siano quei profumi da, Signore, offrire a Te, o Signore, nel nome di insieme a Gesù, benedetto in eterno. Alleluia, amen, amen, amen. Infatti il Signore ha detto: non avrai altri dei all'infuori di me, al di sopra o al di fuori o alla pari, amen, perché essendo Dio uno solo è un solo mediatore tra Dio, vedete, perché Dio ha provveduto a tutto, anche, vedete, questo mediatore, in modo tale che noi potessimo avere
sia glorificato il Dio. Un rappresentante presso Dio, no? Qualcuno che ci rappresenti. Amen? Un uomo, un uomo che ci rappresenti presso il Padre. Alleluia. E questo è Gesù. È il nostro rappresentante presso il Padre. Alleluia. Amen. Che appunto, avendoci Lui creato insieme al Padre, tutto quello che Lui fa, lo fa proprio con amore vero. Alleluia. Pensate che sia glorificato il Signore che noi conoscevamo Gesù come nostro fratello maggiore. Amen? Come nostro fratello maggiore. Non è che non sia vero, però bisogna fare attenzione. Dice perché Gesù, tutto sommato, non è il nostro fratello. Gesù è il nostro padre. Perché il Dio, quando ha creato l'uomo, intanto noi sappiamo, come lo scrive anche Giovanni, che Gesù è la parola di Dio fatta carne, amen? E tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. E neppure, dice, una delle cose fatte è stata fatta se non per mezzo di Lui. Ora, allora, se il Padre ha fatto ogni cosa per mezzo di Gesù, che è la parola di Dio fatta carne, ecco, che bello, fratelli. Sapete, vorrei continuare il discorso, però mi devo fermare, perché è meraviglioso. Poco fa il Signore mi ha fatto dire che che cosa meravigliosa, che noi abbiamo un rappresentante presso il Padre. È vero, mi ha fatto dire così il Signore. Ho pensato così, io non mi avevo giusta responsabilità, perché toglierei al Signore quel che è suo. Mi innalzerei al di sopra di Dio, o uguale a Dio, nel dire che l'ho detto di mia iniziativa, di mia sapienza. Amen? Allora, quindi il Signore mi ha fatto dire che noi abbiamo quindi un avvocato presso il Padre. Quindi abbiamo una volta, e un rappresentante, che Lui ci rappresenta, perché dice Lui ha sofferto come noi e più di noi, amen? Quindi ci rappresenta al Padre, amen? Dice, ma mancava qualcuno che rappresentasse il Padre in mezzo agli uomini. No. Se sto rappresentante c'è, che ci rappresenta, noi credenti, essere umane, figliole di Dio, che ci rappresenta presso il Padre dovrebbe avere qualcuno che ci rappresentasse al posto del Padre qui sulla terra. E qui. È sempre Lui, Gesù. L'Emmanuele, Dio con noi. Chi ha visto me ha visto il Padre mio. Amen. Vedete come Gesù, guardate, è meraviglioso. Io non ci avevo pensato mai, e non ci può arrivare. Quindi Gesù è il nostro rappresentante, cioè colui che ci rappresenta presso il Padre, e il Padre ha chi lo rappresenta presso di noi, sempre Lui, Gesù, il suo figliolo. Quindi non ci sono, vedete, altri mediatori, intercessori, come vogliamo chiamare,
tra noi e Dio, ma soltanto Gesù. Amen, gloria al Signore, alleluia. Quindi noi ora lo innalziamo, e nell'innalzare Gesù innalziamo anche il Padre, alleluia. Perché allora, quello che il Signore mi stava facendo dire era questo, cioè che Gesù non è il nostro fratello, tutto sommato. In un certo senso lui si è fatto nostro fratello incarnandosi. Amen. Ed ecco perché, vedete, noi dobbiamo onorare Gesù come dobbiamo onorare il Padre. Perché? Allora, perché il Padre ha generato Gesù. Amen? Che ancora non si chiamava Gesù. Gesù, insomma, qui sulla terra, no? Quando si è fatto uomo. E allora, quindi il Padre ha generato, prima di ogni cosa, ha generato Gesù, il suo figliolo, diciamo, della sua stessa sostanza. Amen? E già il Signore ce l'ha spiegato tante volte, credo che non sia, diciamo, necessario spiegarlo nuovamente. E allora, essendo quindi generato e non creato, quindi della stessa sostanza del Padre, quindi della stessa cellula del Padre, quindi quando il Padre, però attenzione, anche se Gesù è Dio, cioè divinità, Dio, figlio di Dio, però attenzione, Gesù è sempre al di sotto del Padre. Non vorrei che qualcuno fraintendesse, perché Gesù è il figlio, il Padre è il Padre. Però essendo della stessa sostanza del Padre e essendo stato Gesù insieme al Padre quando ha creato tutte le cose, amen? Dice, nessuna delle cose fatte è stata fatta se non per mezzo di lui, amen? Quindi quando sono state create la terra, i cieli, le stelle, le galassie, ogni cosa, tutto, il Padre l'ha creato sempre per mezzo di Gesù, amen? Ci siamo. L'uomo è stato creato per ultimo, quando tutte le cose, guardate, può sembrare una sciocchezza, è una meravigliosa profondità spirituale. Vedete, quindi, se tutte le cose sono state create per mezzo di Gesù, che è la parola di Dio fatta carne, e tutte le cose sono state create prima dell'uomo, perché l'uomo è stato creato per ultimo. Amen? Perché se noi leggiamo, andiamo a leggere nella Genesi, l'uomo è stato creato il sesto giorno. Amen? È stato creato addirittura dopo dell'animale. Proprio per l'ultimo. E come si dice, come diciamo noi in dialetto, l'ultimo in cavagnata. Noi l'uomo è diventato parlando tutto così. Quindi tanto è vero che quando Dio ha creato l'uomo insieme a Gesù ha detto, ora dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sui rettili, sulle bestie della campagna, cioè, amen, vedete, alleluia. Quindi ha creato, e attenzione, perché anche in questo c'è un motivo, perché mi pare che una volta il Signore me l'ha fatto spiegare, perché il Dio ha creato l'uomo per ultimo. Amen? In modo tale, poiché, guardate, sia glorificato il Dio, che andiamo sempre, ci inoltriamo sempre nel più profondo. In questo istante il Signore mi ha dato da capire questo, che lui ha creato l'uomo per ultimo, dopo aver creato tutte le cose,
Perché se ci fosse stato l'uomo già, quando ancora Dio doveva creare altre cose, allora ci sarebbe stata la collaborazione dell'uomo nel creare le ultime cose. In poche parole, l'uomo, guardate, l'Eterno avrebbe fatto un grandissimo errore, no? L'uomo avrebbe preteso, avrebbe vantato, tale cosa l'abbiamo creata insieme, siamo comproprietari. Ce lo vasto o non ce lo vasto? E dice niente? Alleluia. Perché dice, tu mi scacci dal giardino dell'Eden, è giusto? Quindi mi hai detto che io dovrò lavorare col sudore della mia fronte per mangiare il pane, no? Alla donna partorirà i figli con dolore. Ma dice, un momento, ma tale cosa l'abbiamo creata insieme. Permette che io signoreggi su ciò che io ho creato quando tu, cioè quando tu hai creato io ero presente, alleluia pure. Allora vedete, Dio non l'ha messo a pari di lui e neanche al pari di Gesù. Alleluia. Benedetto sia l'Altissimo. Proprio per questo, alleluia. In poche parole, guardate fratelli, ci sarebbe stata una posizione dell'uomo un po' particolare nei confronti di Dio, se il Dio avesse creato, anche se lui lo avesse escluso, non è detto, però dice, tu permetti che io c'ero, ero presente prima, ero pure io presente quando tu hai creato tutte cose. Se io sono se tu mi hai creato a tua immagine e somiglianza, permetti che allora che tale cosa è anche mia. Ci sta arrivando? Riesco io a farmi capire? E allora sarebbe stato come? Seguite attentamente anche voi di lassù e noi che siamo di qua giù. E allora mettiamo il caso, io sposato compro delle cose, faccio delle cose a me e non c'è la separazione dei beni. A questo punto automaticamente che cosa accade? Rilla capì a volo e rido sotto i baffi, pure che non avevi i baffi. È un modo di dire, no? Rido uno. Praticamente la moglie, anche se non l'ha comprato, anche se non ha messo niente, però non essendoci la separazione dei beni, la moglie automaticamente entra in azione e dice, io sogno pasuna pur. Sono riuscito a centrare l'argomento. Scita la massia la maia. Alleluia. Scita la massia la massia. Rendo ancora più comprensibile l'argomento così molto profondo. Mettiamo il caso che io ma abbia dei figli. Allora cieco nasce prima, cieco nasce dopo,
però sono sempre i miei figli, o no? Ci siamo? Sì o no? Oh, meno male quando date ragione. E allora, Gesù è nato prima, noi siamo nati dopo. Quindi, attenzione, quindi gli stessi diritti che ha Gesù, ce li abbiamo anche noi, perché siamo figli dello stesso Padre, è giusto? Alleluia. E quando, attenzione, e quando il Padre ha creato, per esempio, la terra, noi c'eravamo, quindi l'eredità, come toi Gesù, è pura nostra, perché figlio sei tu, figlio siamo noi. Amen. In poche parole, sia i figli che nascono prima che i figli che nascono dopo fanno parte sempre dell'eredità del padre, del genitore, o no? Viste la legge? Non mi stai inventando? Oh, allora, se quando il padre ha creato tutte le cose ci fossimo stati anche noi, automaticamente noi saremmo stati coeredi del padre, non coeredi di Gesù. Allora, cioè, figli, esatto, coeredi di Gesù, cioè alla pari, perché dici, c'eri tu e c'eramo pure noi. O no? Umanamente io sto cercando di portare l'esempio materiale per far capire le cose spirituali. Amen. Allora, il Dio, il Padre, intelligentemente dice, aspetta, in modo che tu, uomo, non avanzi delle pretese, io a Gesù lo genero per primo. Per mezzo di lui io creo tutte le cose, quindi vedete, il figlio è comproprietario del padre, in poche parole. Noi no! Vedete la differenza? Che Gesù è comproprietario del padre, perché il padre lo ha stabilito così, l'ha fatto apposta. Ha creato tutte le cose per mezzo di lui. Vedete, lo ha reso comproprietario sin dall'inizio a Gesù il padre. A noi no! Che bello! Da gioia, ma la batteria adesso è qua. Cosa ha detto il Signore a Giobbe? Dov'eri tu quando io, dice, formavo i mari e li raccoglievo nel palmo della mia mano? Dove stai avanti? Che stai facendo scaccio? Vedete chi è l'uomo? Dov'eri tu quando io creavo tutte le cose per suggerirmi come dovevo creare le cose? Dov'eri tu? E quando Giobbe si vede chi lo che era, si stava con la faccia in terra, si è cospasso la testa di cenere e disse, ma vieni tu Signore, tutto quello che pensavi che disse e tutte cose. Sono riuscito adesso a centrare l'argomento? Dov'eri tu? Se l'uomo fosse stato presente quando Dio creava le cose insieme a Gesù, non gli poteva dire a Giobbe, dov'eri tu? Perché dici, non c'era io, ma c'era mio padre. Il mio antenato, Adamo. Amen? Alleluia. Sia gloria. E ancora la cosa fa più profonda. Figliolo, tu dissi che stavamo scendendo sempre nel più profondo. Se il Dio ci avesse creati prima, insomma, come Gesù, magari subito dopo, no?
non avrebbe potuto dire ad Adamo: vai via, vai fuori dal giardino dell'Eden. E non avrebbe potuto prendere i cherubini, per proteggere l'albero della vita, finché dice: l'uomo non ne prenda, ne mangi e viva in perpetuo. Vedete? Perché diceva: aspetta, Signore, tu mi stai dicendo che io non posso avvicinarmi per mangiare l'albero, il frutto dell'albero della vita, ma quando tu hai creato l'albero della vita, io ero presente. Sogno tuo figlio o no? Quindi tu non mi puoi scacciare dal giardino dell'Ende e non mi puoi impedire di mangiare il frutto dell'albero della vita. Ma capite? E che stauso e nauso. Allora, un'altra cosa ancora. Se Dio avesse creato l'uomo contemporaneamente a Gesù, o subito dopo, ripeto, contemporaneamente, vuol dire, e poi avrebbe continuata la creazione, no? Allora, quando il serpente ha sedotto Adamo nel giardino dell'Eden, alleluia, praticamente il diavolo sarebbe diventato comproprietario di Dio, di Gesù Cristo, della creazione. E Dio non avrebbe, neanche il sacrificio di Cristo sarebbe bastato. Perché il diavolo avrebbe detto: io ho vinto l'uomo, vincendo lui, tutto ciò che era suo ora è mio. Amen o no? Invece il Signore, quando ha creato l'uomo, non gli ha detto: ora tu sei padrone di tutte cose. No, domina, quindi governa, che è diversa la cosa. E allora, vi porto questo esempio per far capire meglio. Se, per esempio, io ho una proprietà, ho del terreno al mio paese, no? State seguendo? Io ho del terreno al paese, giusto? Se io dico a uno: sai che fai? Ora tu governa il mio terreno, tutto il campo, tutto il terreno, zappalo, semina, fai tutto, ecco, lo do a te, tu fai quello che vuoi, lo affido a te, lo do a te. Quindi domina, sopra gli alberi, se c'è acqua, sopra l'acqua, la qualunque cosa. Amen? Quindi domina su tutto, governa su tutto, questo voleva dire. Allora, a quel punto, che cosa ho fatto io? L'ho fatto padrone momentaneamente. Come padrone, non padrone. L'ho fatto come padrone momentaneamente, ma un domani non mi può dire che tu dà, no, ora il terreno è me, no, il terreno è sempre me. Io ti disse: mi tocco venne, mi tazzappo il terreno, mi semano, piante, mangio, vivo, fai che tu vuoi. Amen. Come, siamo, come facciamo noi con la terra, fratello? Che facciamo noi con la terra? Sappiamo, ma devo, questo facciamo, però non è nostro. Il Signore ce l'ha dato in affidamento.
Infatti, come si dice, nudi nascemmo, e come vennemo nannammo, nulla abbiamo portato, niente ci porteremo. È vero o non è vero? Vedete allora che il Signore, a Gesù invece il Padre, lo ha fatto Signore, alleluia, padrone. Io sono il Signore del sabato, quindi il padrone del sabato, alleluia. Ecco, vedete la differenza, fratelli, noi non possiamo dire io l'Eterno. In poche parole, se c'è, che saccio, la porta che non funziona, per modo di dire, no? Se c'è la porta che non funziona, non è che io dico a un fratello che se ne intende di giustare la porta, fratello, io l'Eterno ti dico per giustare la porta. Lo fratello dice, ma che ne ci faccio, fratello? Devo andare l'Eterno da una volta. Alleluia. Gesù invece lo diceva perché lo poteva dire e lo può continuare a dire, io l'Eterno. Perché lui ha tutti gli effetti Eterno, è sostanza del Padre, della stessa natura del Padre. Amen. Solo che è al di sotto perché è figlio, perché è stato generato. Amen. Come dire, allora guardate. Guardate, ci sono tante piante, da questo momento mi viene davanti le fragole, no? Sapete che sono le fragole? Le fragole, c'è la pianta, uno piglia la pianta da fragola, no? A un certo punto, dopo un po', questa pianta emette dei polloni, guarda si chiamano. Praticamente escono, esce un piccolo stelo dalle fragole, un piccolo stelo. All'estremità dello stelo c'è un germoglio. Amen. C'è un germoglio. E questo germoglio che cosa fa? Se rimane nell'aria non fa niente, rimane così e poi si essicca possibilmente. Se questo, diciamo, germoglio, che si chiama pollone, allora poggia per terra, se poggia per terra, questo germoglio fa le radici e diventa un'altra pianta. Diventa un'altra pianta. Questa pianta diventa poi grande come la madre che lo ha prodotto, la pianta madre che l'ha prodotto. Amen? Uno poi taglia sto filo, amen? Lo taglia, e siccome quello ha emesso le radici, amen? Uno lo prende con tutta terra e voglio andare a usare. Se voi non volete scippare la terra, quando vedete che c'è una cosa di queste, prendete un vasetto, lo riempite da terra, no? Prendete sto germoglio senza staccarlo dalla pianta madre, senza staccarlo, lo appoggiate sopra sto vasetto di terra, amen? E per farlo mantenere fermo, perché il vento si può spostare, gli metterete sopra sto coso o una pietra, una piccola pietra, oppure potete fare, prendete un pezzettino di ferro dritto
e lo piegate a U e glielo infilzate, non sulla piantina, accanto, nel filo che lo collega. Praticamente, fratelli, è tale e quale ubbidrigo ubbicciorido da marci. Preciso. Che poi, quando nasce, io figlio non l'avevo fatto mai, ma l'ho sentito dire. Dice che poi tagliano, amen, il cordone ombelicale, amen, quello, la pianta della fragola fa proprio così, è attaccata a questa cosa, ma poi si taglia e già diventa un'altra pianta. Allora, sta pianta, sta nuova pianta, seguitemi attentamente, sta nuova pianta, per che ora è nata, no? Cresciuta. Che cosa fa sta piantina, sta nuova piantina di fragola? Fa giustamente i figatini. Oh no? No? Non ne fa figatini? E che fa allora? Che fa? Perché voi scantate? Voi scantate di spini la figatina che fece nuova? Come fare queste figliole, queste piccerine? Fa nuove fragole, le stesse fragole della pianta che l'ha generato, no? Tale è la stessa, non è proprio uguale, identica, perché è stata generata dalla pianta madre. Figliolo, così è Gesù. È stato generato. Quindi, alleluia, quindi fragola è la pianta madre, fragola è la nuova pianta che è identica, fa lo stesso frutto, la stessa cosa, la stessa sostanza, la stessa cosa. Tale e quale, solo che effettivamente quando uno ti chiede, dice guarda che sta cagando, sì che sta cagando, la figlia della pianta da, quindi, amen, così è Gesù, alleluia, chiaro, vedete, ora il concetto, noi invece siamo stati creati dalla polvere della terra, ed è diverso, alleluia, allora noi, ecco perché dobbiamo avere il massimo rispetto, la massima riverenza davanti a Gesù Cristo, perché lui è quel pollone. Ah, oh, vado, gloria a Gesù, gloria all'Eterno. E il germoglio, com'era la rivelazione che il Signore mi ha dato? Il fotone gemma, ecco gemma, il fotone gemma. Amen, gloria a Dio, alleluia. Amen, vedete, gloria a Dio. Allora, ecco perché Gesù può dire io l'Eterno, come quella nuova piantina di fragola dice io la fragola. O no? Non è sbagliato è sbagliato se la nuova piantina che fa le fragole dicesse io sono la mamma di quella che mi ha già. Eh no, figlio Pietro, tu sei la figlia perché la pianta, perché la pianta madre è l'altra. Amen. Però è sempre la stessa cosa. Fratelli, guardate, più semplice, soltanto i babbi non capiscono. Ma che babbi non avemmo, è giusto che capiamo tutti. Oh, gloria. Amen, gloria a Dio. Allora, quindi noi dobbiamo fare bene attenzione, perché? Dice, ma noi anche nella scrittura troviamo scritto che Gesù, il fratello maggiore, alte. Lui, allora, si è fatto nostro fratello incarnandosi. Quando si è incarnato, e poiché anche lui, vedete, è figlio dello stesso padre, da cui discendiamo noi, però guardate, fratelli, io cerco un poco di far capire le cose spirituali, ripeto, avvalendomi delle cose materiali. State attenti e non vi scandalizzate. Allora, praticamente Gesù è come se fosse nostro padre, e nostro padre è stato generato da nostro nonno. Amen. Quindi noi, se siamo venuti all'esistenza, siamo venuti all'esistenza grazie al nostro nonno che ci fu prima, ma grazie pure al nostro padre che venne dopo. Però allora, nostro padre
ha la stessa nostra carne, il nostro stesso corpo è stato fatto, amen. Quindi possiamo dire che nella carne siamo come fratelli, siamo la stessa, amen, gloria a Dio, alleluia. Però non possiamo dire, non possiamo paragonare nostro padre a un nostro fratello, amen, perché nostro padre rimane sempre nostro padre, deve rimanere sempre nostro padre. E tant'è vero che il Signore dice, onora tuo padre e tua madre. In poche parole, ripeto, non mi scandalizzo, perché è solo l'esempio. E allora, com'è che praticamente un uomo ha dei figli per mezzo della moglie? O no? È così? Allora, un uomo ha dei figli per mezzo della moglie. Amen? Oh. Allora, ed ecco, vedete, anche perché il comandamento onora tuo padre e tua madre. Perché, fratelli, vedete che il Signore è talmente sapiente, talmente intelligente, dice che ha buon intenditore, poche parole. E allora, in poche parole, Gesù, vedete, ha preso come se fosse stato il posto di nostra madre. Amen? Ci siamo? Perché il Dio, il Padre, ha creato noi per mezzo di Gesù. Attenzione, non vorrei che qualcuno pensasse male. Dice, non è che si sono accoppiati. Amen? Stiamo attenti. È solo per dire a me come sono andato. Cioè, che il Padre, come ha creato noi per mezzo di Gesù, il Padre ha creato tutte le cose sempre per mezzo di Gesù. Dice come? Scendiamo ancora sempre più profondo, nel profondo. Sia glorificato il Dio. Allora, senza, vedete quello che il Signore mi ha spiegato, dopo avermi dato la rivelazione, quelle rivelazioni, e ogni tanto il Signore mi dà da capire cose nuove. Allora, praticamente, se, ripeto, no, perché è una cosa impossibile, eh? Perché Dio può fare la qualunque cosa. Però in base a come lui ha impostato il tutto, lui non poteva creare la materia e quindi l'essere umano, perché fratelli, l'essere umano è puramente materia, polvere della terra, non lo scordiamo questo. Invece Gesù non è polvere della terra, e neanche il Padre. Ecco, vedete, vedete la differenza? Allora, però, perché dice tutte le cose sono state fatte per mezzo del Figlio? Il Padre ha fatto tutto per mezzo del Figlio, anche quando ha creato l'uomo, dice, vieni, creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Gesù ci poteva dire, senti padre, ma se Dio vuoi creare tu solo? Con tanti figli, così ci rispondono padre, no? Che se Dio non ha ciavagliare. Ecco, la perfezione, l'educazione, la sintonia, l'amore, l'unione in tutto fra il padre e il figlio. Vieni figliuolo mio, creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Allora, attenzione. Praticamente il padre ha generato, e quindi generando il suo figliuolo, nel generare il suo figliuolo, il padre nel suo figliuolo
ha trasferito tutti quegli ingredienti necessari e indispensabili per la futura creazione di ogni cosa. Sono riuscito a farmi capire? Se c'è qualcuno che non capiva, io. Perché siccome sono cose difficili e profonde, io chiedo se praticamente perché certe volte faccio, ma mi spiegai buono, mi hanno capito. Amen. Quindi, attenzione. Quindi, il Padre, amen, nel generare Gesù, lo genera in modo tale che poi, sempre per mezzo di Gesù, in collaborazione col Padre, crei tutte le cose. E allora, per farmi capire ancora meglio, perché davvero, vado, come il Signore ne sta spiegando le cose, qua non vuole capire, non capisci. Allora, in poche parole, Gesù è... state attenti? Gesù è la materia prima di tutta la creazione. Quindi, attenzione, rendo ancora più facile e più comprensibile la cosa. Se noi non abbiamo la materia prima, non possiamo creare i prodotti di quella materia prima, è giusto? Vediamo che posso... stavo dicendo per esempio uvo solio. Niente, perché è un po' troppo difficile per i piccerelli. Perché dal petrolio grezzo, fratelli, quella è una materia prima. Perché dal petrolio grezzo, fratelli, si crea tante cose, la plastica, la benzina, insomma, quasi tutto. E allora, lasciamo andare perché i piccerelli non capiscono. Allora, se io voglio fare... ho in mente di fare, no? Il pane, la pasta, i biscotti, che non ne voglio cattare. Io non ne voglio cattare. Io voglio fare, voglio fare un pane, voglio fare i biscotti, voglio fare lasagna, voglio fare... quante cose ci sono che si fanno? Allora, che cosa devo fare io? Se voglio farlo io personalmente... avendo il campo, io devo avere la materia prima, un frumento. Un tuo frumento, pensate che tu che c'è. Ecco, quella è la materia prima. Perché io non sogno un esperto, ma mi pare che due frumento che tirano pure l'amuto. Sì o no? Voi andate a scuola e studiate, aiutatemi. Persino l'amido. Alleluia. Guardate quindi, allora, se io ho il potere, quindi dici sto frumento io non ce l'ho, lo devo creare io. Allora io, sapendo che fare i biscotti e fare tutte queste cose, creerò la materia prima, creerò il grano. Amen. Quindi il Padre, dovendo fare i biscotti, l'esempio, dovendo fare tutte queste cose, devo creare la materia prima. Allora che devo fare? Un frumento. Allora lo chiamerò frumento, lo chiamerò Gesù. Se ne sia, mi capisci? Quindi lo chiamo, invece, noi lo chiamiamo frumento. Invece il Padre lo chiamo Gesù. Ecco. Quindi in Gesù c'è tutta la materia prima per creare tutte le altre cose. Amen? Ecco, e nessuna delle cose fatte è stata fatta se non per mezzo di lui.
Quindi, attenzione, a questo punto, dice, il padre avrebbe potuto fare anche il figlio, non il figlio, questa materia prima, inanimata, per modo di dire. Però lui, in base al suo piano, perché vedete, prima di realizzare tutte le cose, il Dio è come se come un ingegnere, si è seduto a tavolino a scrivania e cominciava a ragionare, a fare tutte le cose in modo che non gli sfuggisse nessuna cosa. Perché poi lui ha dovuto anche tenere conto dell'esistenza del diavolo. Quindi lui cose a casaccio non ne faceva. Quindi lui studiava le cose nei minimi particolari, il tutto, alleluia, gloria all'Altissimo. Quindi, vedete, ripeto, il padre avrebbe potuto anche creare la materia prima, cioè il figlio, però non un essere, però una massa contenente tutti questi ingredienti per la futura creazione. Amen. Però lui l'ha dovuto creare, uso anche questo termine, a livello anche fisico, perché poi Gesù si doveva incarnare, quindi lui non poteva far incarnare una massa. Amen. Allora, picciu picciu ervitti, che non ci interessa niente, dice. Dice, io, siccome, seguite attentamente, io siccome il frumento, dice, lo posso creare in quella maniera, dice, sì, lui, però se io lo creo, come si dice, in anime, ma che, perché poi, guardate che tutte, anche le piantine, le piccole piantine, sono esseri viventi, perché germogliano, nascono, crescono, portano frutto, fiore, quello che sia, sono tutte, cioè tutto, sono tutti esseri viventi. Allora, quindi, però io devo fare sì a questo grano, seguite attentamente, a questo grano lo devo creare in modo tale non soltanto che germogli, faccia le spighe, ma che effettivamente lui si muova pure. Quindi gli devo dare uno spirito, un qualcosa che lo faccia muovere, cioè, perché quando è piantato in ta terra si muove, e come si muove? Perché crescendo si muove, no? Quando si forma diciamo la spiga, si comincia a formare la spiga, tutto si muove. Però ecco, lo devo fare camminare, perché successivamente mi serve, essendo io solo, mi serve che questo grano, questa materia prima, ecco, si sposti anche da sola. Amen? Perché la devo usare per motivi miei. Allora, in partenza io creerò questo grano che si possa muovere come un essere vivente. Amen? In poche parole, il Padre ha fatto con Gesù così. Quindi tutti quegli ingredienti, ora, che possiede Gesù, sono indispensabili. Perché in poche parole, guardate quello che il Signore mi ha dato da capire, in poche parole, Gesù, oltre ad essere quindi il figlio, quindi della stessa natura e sostanza del Padre, è una fase indispensabile per poter poi creare tutte le cose. Non è solo un essere, non è solo l'essere, ma è anche contemporaneamente una fase indispensabile. Alleluia. Perché una fase indispensabile? Perché se non ci fosse stato l'esistenza di Gesù, del figlio, state attenti, fratelli, perché siccome sono cose che io ricevo, e se mi distraggo, perdo filo e non capisco niente manco io. Allora,
Gesù come figlio, è pure una fase indispensabile. Dice, che vuole dire una fase? Ora vi spiego, tanto non lo faccio manco io. E allora, praticamente, se non faccio prima questo, non posso fare le cose successive. Questo vuol dire una fase. Amen? Cioè, se non faccio prima questo, non posso poi fare le altre cose. Quindi la prima fase è generare il figlio. Una volta che io genero il figlio, passo alla fase successiva o alle fasi successive. Amen? Gloria all'Altissimo. Quindi il momento in cui il padre ha generato il figlio è stata la prima fase. Senza questa prima fase non poteva venire all'esistenza tutta la creazione. Ecco perché per mezzo di lui, e tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, e nessuna delle cose fatte è stata fatta se non per mezzo di lui, perché lui è la prima fase. Alleluia. Sono riuscita, figliolo, se c'è qualcuno che non ha capito, lo dica, non c'è niente da male, perché sono cose profonde. Queste cose il Signore me le sta spiegando, me le sta dando da spiegare questa sera, in una maniera così, diciamo, guardate, è semplice, ma profonda. Alleluia. Amen, gloria all'Altissimo. Come, allora, guardate, come per venire all'esistenza l'Eterno, il Padre, si è dovuto formare prima fotoplasma, ma prima che, diciamo, si formasse il fotoplasma, il Dio ha dovuto, vedete, ci sono delle, ci sono sin dall'inizio, ci sono state sempre delle fasi, una successiva all'altra. Un'altra fase antecedente a questa, è stata anche quella che Dio stesso, il Padre, l'Eterno, si è dato un corpo, un'esistenza. Perché prima lui era in spirito, diciamo, invisibile, intoccabile, impalpabile. Quindi lui, piano piano, si è dovuto anche lui sottoporre a dei processi tali da portarsi a certi livelli, tali da poter poi, con fasi successive, continuare per la creazione. In poche parole, non è che se lo sbagliamo a dire pofti, voglio fare questo, pofti, faccio questo. No, anche lui, vedete, per poter, in poche parole, per il Dio, per poter arrivare a noi, essere dotati di questa meravigliosa intelligenza e sapienza, che se saperemo sfruttare sempre bene, quindi ha dovuto fare prima tante cose, e nessuna di quelle cose ha potuto saltare, anche se è Dio, fratelli, perché... Allora, vi porto questo esempio per fare capire meglio. Praticamente, il Signore, vedete, anche se Lui può fare tutto, mi state seguendo? Però, attenzione, non perché Dio può fare tutto, Lui fa tutto, provvedendo a tutto. Non è un gioco di parole. Amen. Qui sta la sapienza di Dio. Che Lui può fare tutto e provvede a tutto per fare tutto. Capisci? Non è un mago, perché pure i maghi hanno i ciocchetti. Il Signore non ha ciocchetti. Ciocchi non ha. Però ecco, per fare determinate cose, il Signore fa tutto, perché Dio
le fa, le inventa, le crea, amen, altrimenti ne può fare. Allora, vi porto questo esempio. Un professore di matematica, no? Lui prima di diventare professore di matematica, allora, ha dovuto studiare a matematica, quella elementare, no? Alla base. Attenzione, quando quindi quella persona che era piccolina, che andava all'asilo, a prima elementare cominciavo a conoscere i numeri, no? Le lettere, le cose. Quando è diventato professore o di matematica o di italiano, per fare delle operazioni, dice, tanto sogno professore di matematica, a me non mi interessano più i tabellini. Dice, non interessano più i tabellini. È così. Allora, anche se uno ora ha la calcolatrice, no? Per fare un'operazione, mi state seguendo? Mi seguite sì o no? Se voi non mi seguite, ne andiamo a casa e andiamo a mangiarmi i dolci. Allora, praticamente, anche se c'è la calcolatrice, no? E dobbiamo fare un'operazione. Ora che la PIN, il foglio di carta è superato, no? La PIN per scrivere, per fare la depressione è superato, perché bisogna, no? Ma, però, anche se il professore è bravo, anche se i mezzi che ci sono oggi hanno abolito diverse cose, però fratelli, per poter fare 2 per 4 e ottenere 8, si va a tornare sempre a quando eravamo piccioletti. Quanto fa 2 più 2 De Luca? Non saccio. 2 per 2 fa 4. Ci siamo. Vedete che la magia, ci sono cose indispensabili che si devono. Oh no! Quando chiede che, guarda, per esempio, direttore di banca, le cose, no? Che prima facevano tutte cose a mano, oppure la posta, facevano tutte cose a mano. Fratelli, l'apparecchiatore, le cose, però devono, ci sono degli elementi, delle cose che devono essere applicate, altrimenti i conti non quadrano, non funzionano. È vero o non è vero? Così è Dio. Se lui non avesse fatto sapientemente i tabellini, per dire, no, le sostanze, non avrebbe potuto fare le operazioni. Oh, ci siamo? Capisco? Sì o no? Se non capisco, peggio che voi altri. Io capisco e me ne vai a casa ora. E qui mi fermo. Mi fermo seriamente. Allora, amen? Ecco, il Signore ci ha spiegato come stanno le cose. Noi non siamo mammalucchi. Il Signore ci sta rendendo proprio sapienti in ogni cosa. Alleluia. Un vero padre non tiene nascoste queste cose ai suoi figli. Celerò io ad Abramo le cose che sto per fare. Celerò io ai miei figlioli come sono venuti all'esistenza. Chi è il loro padre? Chi è il loro Dio? Ecco chi è il vostro Dio. Alleluia. Onoriamo il figlio come onoriamo il padre.
e onoriamo il Padre come onoriamo il Figlio, perché per mezzo del Figlio il Padre ci ha creati, alleluia, e per mezzo del Padre è venuto all'esistenza il Figlio. E sia al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo siano la lode, l'onore, la gloria, il ringraziamento e la benedizione ora e sempre in eterno. Amen. Preghiera, alleluia. Yeah.
Alleluia, alleluia, amen, alleluia, amen. Benedetto sia l'Altissimo. E così, alleluia, Padre glorioso, ti ringraziamo ancora, Signore, per averci così onorati con la tua presenza. Signore, presenza inconfondibile, perché, Signore, dove potremmo attingere, Signore, simile sapienza, Signore, conoscenza di questi misteri, se tu non fossi presente. Alleluia, se tu, Signore, non ci onorassi appunto con la tua presenza, non aprissi la nostra mente per capire, per comprendere, alleluia, e il nostro cuore per accettare, alleluia, gloria al tuo nome con gioia grande. Dio, Signore, così come abbiamo fatto questa sera, grazie Padre, grazie, alleluia, per tutto quello che stai compiendo nella nostra vita, Signore, in questo luogo, a partire di questo luogo, per tutti coloro che cercano la verità ed hanno veramente bisogno come noi di conoscere la verità, alleluia, la verità, Signore, si è fatta amica con tutti, alleluia, itala mandala massi, itala massi, alleluia, e la tua verità sta cercando i cuori degli uomini, Signore, di tutta la terra, alleluia, affinché, oh Signore, vi sia un popolo solo, un solo gregge e un solo pastore, a gloria tua, Padre, e di Gesù benedetti in eterno. Amen, amen, amen. E Dio sia lodato, il Signore ci benedica. Abbiamo trasmesso il culto tenutosi nella nostra comunità il 31 ottobre del 2014. Questi appuntamenti li potete seguire il martedì e venerdì sera alle ore 21:30 e la domenica mattina alle ore 10:15 e poi riascoltarli anche in replica. Inoltre questi culti sono a vostra disposizione nella nostra pagina Facebook o sul nostro canale YouTube. Per tutti i nostri fratelli ed amici che vogliono mettersi in contatto con noi possono farlo attraverso il nostro numero telefonico. Esso è il 349 64 11 232. Per quanti invece vogliono visitarci oppure scriverci possono farlo al seguente indirizzo. Radio Messaggio Cristiano, via Industriale numero 71, 98123 Messina. I giorni di culto sono martedì e venerdì ore 18:30, mentre la domenica alle ore 18. E così, amici e fratelli, mentre scorre la sigla di chiusura di questa trasmissione, vi voglio dare appuntamento al prossimo incontro e vi saluto con la pace del nostro Signore Gesù.